Ne ho davvero abbastanza, Alessandro. Non voglio cenare, portami a casa, per favore. Non riesco a capire come fai a buttare via un'occasione del genere. Quel bambino nascerà presto. Sì, ma io non lo voglio, non lo voglio, Alessandro. Il volto di quella donnaccia sarà sempre davanti ai miei occhi. Ma è una donna onesta. Lasciamo perdere, va. Come fa ad essere onesta una donna che vende suo figlio? Preferirei ammazzarmi piuttosto che vendere ad un uomo un figlio mio. E perché? Eh? Per salvare il suo onore di fronte alla famiglia. Perché non ha il coraggio di presentarsi davanti a loro? Quella donna è un'arpia. Ascoltami bene, non voglio più sentirne parlare. Voglio che telefoni a Paolina. Il padre le impedisce di parlarmi. Beh, però prima cerca di calmarti, Pierluigi. Dagli un tranquillante. No, non voglio nessun calmante, no. Temo che stia succedendo qualcosa di grave a casa sua. Chiamala, Ornella. Inventati qualche pretesto riguardo alla discoteca. Chiamala, telefoni immediatamente, ti prego. No, ora è inutile piangere. Scegli, Caracas o Bogotà. Sarò nascosta, papà. Per diventare magari l'amante di Lario? Non lo interesseresti più se vedesse quella foto. Questo sarà il signor Lario. Tanto vale che io gli dica che partiamo. Pronto? E c'è Paolina? Sono Ornella Conti, signore. Parlo con il padre. Sì, signora, dica pure a me. Sono interessata a comprare la discoteca. Siamo quasi arrivati ad un accordo con Paolina. Sì, mi ha già detto qualcosa a proposito, però è preferibile che lei si metta in contatto telefonico con il mio avvocato. Io e mia figlia dobbiamo partire domani. Sì, le do i numeri telefonici dell'avvocato Barra. Prende nota. Ero incerta se venire, Eleonora. Ci ho riflettuto molto. Non è facile per una madre accettare una situazione così particolare. Neanche per me è stato facile, deve credermi. Sono stata sul punto di ritornare a casa mia e dimenticare tutto. Dimenticare? Sei sposata con Alessandro. Sposata, Eleonora. E aspetti un figlio. Ah, è l'infermiera che mi cura. Buonasera. Sono l'assistente preferita del dottor Frank Sindel. Conosco il dottore. Di certo mia nuora è in buone mani. È tutto quello che mi ha detto. E dal tono della voce mi è sembrato molto nervoso. Lasciano Città del Messico. Ma dove la porterà? Sarà successo certamente qualcosa. Ma tu ci hai detto che tua madre nel pomeriggio è andata a parlare con il signor Guglielmo. Perché non le telefoni? Avevo sentito delle voci. Mi ero spaventata. Sono molto confusa. Da come ha parlato sembra abbia capito la situazione. Però non ne sono convinta. L'ho sentita un po' polemica. Irritata con Alessandro. Crede che se la signora Caterina non fosse d'accordo, sarebbe venuta a trovarla? Stia tranquilla, Eleonora. Se vuole un parere da me, sono sicura che la signora Caterina non la lascerà mai da sola. Non l'abbandonerà al suo destino. Lei crede? È arrabbiata col signor Alessandro perché ha deciso di sposarla così in segreto. Però è felice di avere un nipotino. Sarà una splendida nonna, vedrai. Ne sono sicura. Ti prometto che farò di tutto per convincere tuo padre a farti ritornare a Città del Messico. Io non partirò se prima non parlo con Pierluigi, zia. Ah, non essere testarda, ti prego. Tuo padre ha ragione. Adesso non è possibile ignorare l'esistenza di quelle foto. Come ti giustificheresti? Non sei convinta che Pierluigi ti lascerebbe? Ma tu come hai potuto permettere che quella canaglia di Giuliano riuscisse a fotografarti in quel modo? Devi ammettere che non esistono alternative. E forse con il tempo potrai superare tutto questo.
E tu credi che la signora Caterina non ne parlerà a Pierluigi? Tuo padre ha la sua parola. Lei gli ha promesso di stare zitta. Anche lei è una donna, Paolina, come te, come lo sono io. E nessuna madre sprofonderebbe nel fango una donna che il proprio figlio ha già deciso di sposare. Ha giurato di difendere la tua reputazione. Come? Tacendo? La signora Caterina è stata molto riservata parlandone soltanto a tuo padre. In questo, mia cara, è stata molto leale, devi ammetterlo. Non ho altra scelta, Speranza. Devo lasciar passare alcuni giorni, finché la situazione non si sarà sbloccata. Appena potrò parlare al dottor Terrani, gli spiegherò tutto. Ti piacerà vivere nella casa della signora Kelly. Non è vero, Speranza? Vedi, a volte la vita ci aiuta proprio nei momenti in cui tutto sembra crollare. Mamma, sei stata fuori tutto il giorno. Non hai partecipato neanche al baby party. Ho comprato un regalo al bambino che nascerà davvero. A tuo figlio, ma al vero figlio. Sono stata all'attico. Sai come sono fatta. Metto in atto i miei piani solo quando ho la certezza che possano realizzarsi. Quando sono certa di non sbagliare. Io non commetto mai gli errori che fai tu, caro. Sì, forse hai ragione. Vilma vuole tornare a San Diego la settimana prossima. Per questo ti ho aspettato. Ammetto che comincio ad avere paura. Paura? Sì. Ho paura. Paura di perdere quello che amo di più al mondo. Ascoltami bene, Alessandro. In questo tuo piano, la cosa più importante di tutte è quel bambino. E la mia vita. La mia felicità. La felicità... è soltanto un'invenzione dei poveri di spirito. Però in questa casa non c'è posto per i deboli. Noi ti abbiamo educato per essere il padrone del mondo. E allora sappi che a chi comanda non è mai concessa la felicità. Immaginavo che almeno questo l'avessi capito. E da ora in avanti, Vilma, tu e Eleonora farete quello che dico io. La tua manovra è stata un vero disastro. Adesso io ti farò vedere come vanno mossi i pezzi della scacchiera. Tanto per cominciare... occorre sbarazzarsi della madrina.